buona che è questa, questa minestrina, eh? Peppe. Sì? Non essere ingordo, deve servire anche per domani. Ah, beh, certo, mammina. Ecco quello. Che c'è da guardare? Vai via. Peppe, figlio mio. Alla tua salute. Ah, sì, facciamo un brindisi. Alla tua mammina. Ma porca puttana, ma quante volte ti devo dire di stare attenta quando apparecchi la tavola? Eh? Le cassette vecchie vanno messe al centro e quelle nuove ai lati. Cioè, vecchie al centro e nuove ai lati. Vecchie al centro e nuove ai lati. Peppe, basta, smettila. Vieni, vieni qua, Vincenzina, che ti do la tua porzione. Sì, ma mamma, scusa, vecchie al centro e nuove ai lati. Hai capito? Grazie, signor. Di niente. Vecchio centro e nuovi lati. Vecchio centro. Buon appetito, signore. Vecchio centro e nuovi lati. Vecchio centro e nuovi lati. Ti sei accorto che è diventata molto impertinente? Chi? Vincenzina. Non hai visto che ti sta mangiando con gli occhi? Ma scusa, mammina, ma dico, ma visto il menù di questa sera e quello che abbiamo in casa? Da mangiare qualcosa dovrà pure, no, poveraccia? O non vuoi che si metta ad addentare queste cassette? La servi tu oggigiorno. Se non si fa attenzione, ti porta via tutto. Scusa, mammina, voglio dire, noi mi sembra che non corriamo grandi rischi. Mammina, te lo vuoi mettere in testa? Qui in casa non abbiamo più niente noi. Abbiamo queste cassettacce che vi è fanno rimaste. Scusa, piuttosto io vorrei cominciare a pensare a qualche iniziativa. Pepe, a me gli occhi. Mammina, ma dove sei? Ah, eccoti lì. Per caso non ti sarei mica messo in testa di cominciare a lavorare? Io? Ma figurati, non ci penso neppure. Mai pensato. Ricordati. Se siamo ancora rispettati è solamente perché siamo riusciti a vivere senza lavorare. Beh, vivere, mammina, sopravvivere. Da 300 anni senza fare niente. Sì, e ne sono orgogliosissimo, credimi. Ma forse io avrei pensato a un matrimonio. Un matrimonio? Sì. Dici? Sì. Alla mia età. Finisci lì! Avanti, barone, mettete, s'accomode, prego. Sì. Lasciamo le mani, don Pepe. E io intanto andrei. Vada, vada, a sua disposizione, vada. Sempre, signor barone. Allora, Entri pure. D'accordo. Sanezze, quello ha un palazzo pieno di gabinetti. Ma chissà perché, da 7 anni, alle 11 precise, tutte le mattine, puntuale come un orologio, preferisce venire nel mio. Oh, sanezze, perversioni tipiche dei nobili. Oh.